Fate le cose che vi piacciono, fate le cose che vi fanno domani mattina svegliare un'ora prima. Cercate una cosa che vi faccia svegliare un'ora prima. È il vostro compito. Lo so che alla vostra età può sembrare difficile, ma dovete essere inquieti, molto inquieti, perché sennò sareste inquietanti. Quando andate a casa con un'idea della vostra vita, e la spiegate, se tutti dicono ah bene, giusto, avete detto una banalità enorme, era molto prevedibile. Se voi raccontate una cosa, tutti vi dicono ma sei matta? Ma cosa c'hai nella testa? Ma dove vorresti fare questa cosa? Avete detto la roba giusta, sono tutti morti e voi salvi, è perfetto. Non dovete cercare consenso, lo dovete trovare dentro di voi il consenso, non nella mamma, nella zia, nella bisnonna. Che suerte la mia, che puedo verti al despertarme cada día. E quando viajo se me da por extrañarte. Tengo en mi cartera tu fotografía. No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata. La gente no entiende qué rayos me pasa. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Solo quiero tu sabor. Esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos. Después de tanto tiempo, mira dónde estamos. Seguimos juntos y así nos quedamos. Porque llegaste para... Pedala e pensa al futuro. La bici è la via del pensiero positivo. Non ti preoccupare della velocità o della distanza. La bici è come il tuo gastroenterologo, ti suggerisce il movimento, di perdere grasso e costruire muscolo. La bicicletta è un'arma potente per combattere l'ansia, le arterie congestionate e i picchi glicemici. La bicicletta è un allenatore del nostro corpo, la medicina perfetta, ti libera la mente e ti dà quel piacere istintivo che nasce dal movimento, un gioco per le gambe. Col tempo ti sentirai forte, libero e pieno di energia. Ti sentirai unico e straordinario, come tutti gli altri ciclisti. Le pedalate diventeranno lunghe, lente, così rinforzerai il tuo cuore, i tuoi polmoni, migliorerai la tua circolazione e l'efficienza metabolica. La bicicletta, un mezzo per espandere, pensare, meditare, mettersi alla prova fisicamente e mentalmente. Ascolta il tuo corpo e fai attenzione ai segnali che ti manda. Il corpo umano è così perfetto che è in grado di mandarti messaggi molto potenti. E se tu li ascolti, la tua vita non potrà più essere come prima. Sarà meglio di prima. Pedalare non fa male, fa star bene. Quando assume o meu feitiço é amigo. Chega no canal, me olha assim de lado, faz correr perigo. Escuta o que eu te digo, vou te pôr na maiombola, vai ficar na minha cola. Depois não vale a pena falar que é castigo. Desde há muito tempo que eu te quero, que eu te espero. Já te disse tudo, chega no que eu sou sincero. Mas você só me despreza, nem senta na minha mesa. Minhas boleias, você recusa. Telefonema, você recusa. Mas agora, Iuda, você usa e abusa. Minha musa.
Hey!